La storia della chiesa di San Pietro in Valle ha inizio in tempi remoti, quando il cristianesimo si diffuse nella pagana Fanum Fortune e lentamente ne trasformò la fisionomia. L'edificio attuale sorge infatti sulle rovine di una chiesa alto-medievale che poco distava dal Vallum, il muro di cinta della città romana. Per questa ragione, forse, le venne attribuito l'appellativo in valle. Passarono i secoli. Demolita e ricostruita, la nuova chiesa ereditava dall'antica la collocazione, il titolo ai santi Pietro e Paolo e l'appellativo in valle. Era il 1610. Eccoci, in questo piccolo capolavoro del barocco marchigiano, progettato dall'architetto romano Giambattista Cavagna, attivo anche nel santuario di Loreto. Prima di varcare l'ingresso, hai notato la spoglia facciata a capanna, con i mattoni a vista. Sì, ed entrando ho percepito con sorpresa un tripudio di ori, stucchi e marmi policromi che non mi aspettavo. Il Cavagna aveva ideato una facciata più ricca ed elegante, interamente rivestita di pietra, ma quel progetto non fu rispettato, forse perché l'architetto morì pochi anni dopo l'inizio dei lavori, che furono proseguiti da altri. La distribuzione degli spazi interni riprende una tipologia già collaudata nella chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma, sede della Congregazione dell'Oratorio, la comunità, fondata alla fine del Cinquecento da San Filippo Neri, che ispirò la nascita di numerose congregazioni in Italia. Una delle prime fu quella di Fano, istituita nel 1598 dal nobile Girolamo Gabrielli. Fu lui, principalmente, a finanziare i lavori di San Pietro in Valle, la nuova sede degli oratori fanesi. Come la chiesa madre di Santa Maria in Vallicella a Roma, San Pietro in Valle ha una pianta a croce latina con un'alta cupola all'incrocio dei bracci. E manca la suddivisione in navate. Sì, c'è un'unica ampia aula voltata a botte e aperta su cappelle laterali. Serviva a favorire il raccoglimento dei fedeli. Guardandoti attorno, ti accorgerai che gli altari sono quasi tutti vuoti. Un tempo non era così. Non era così quando nel 1795 lo storico dell'arte Luigi Lanzi definì la chiesa una galleria di rare pitture. All'epoca ogni cappella aveva uno o più dipinti, commissionati da influenti famiglie fanesi, a prestigiosi artisti del Seicento italiano. Oggi vedere gli altari nello splendore di un tempo è possibile, almeno virtualmente. La prima tappa della nostra visita è la Cappella Maggiore. Finanziata dalla famiglia Marcolini, la Cappella Maggiore conserva la consegna delle chiavi a San Pietro, una copia ottocentesca del pittore fanese Carlo Magini. E l'originale? Lo puoi osservare sul tablet. Fu dipinto da Guido Reni nel 1626. È ancora ottimamente conservato, ma al Louvre di Parigi. Fu infatti trafugato dagli agenti napoleonici nel 1797. Dal confronto con la copia emerge l'alta qualità esecutiva dell'originale, dove la luce fredda del mattino inonda la scena e valorizza la gamma cromatica. La varietà degli incarnati, l'intensità dei rossi, degli ocra, dei blu. Eh sì, Guido Reni fu un protagonista della pittura bolognese del Seicento, richiestissima a Fano, e aveva già lavorato per la chiesa della Vallicella, a Roma. Insomma, aveva tutti i requisiti per essere scelto da Girolamo Gabrielli, che curò la selezione degli artisti. L'illuminazione uniforme e la composizione ordinata del dipinto rispecchiano il gusto classicista della pittura bolognese, che si opponeva all'accentuato dramma proposto in quegli stessi anni da Caravaggio a Roma. Il soggetto fissa le parole rivolte da Gesù a San Pietro che conferiscono al santo l'autorità del primo papa. Parole che si leggono nel Vangelo di Matteo: a te darò le chiavi del regno dei cieli. A San Pietro erano inoltre dedicate le tele laterali, raffiguranti due miracoli dell'Apostolo. A sinistra campeggiava la Resurrezione di Tabita, di Matteo Loves,
allievo del Guercino. A destra, il risanamento dello storpio, del pesarese Simone Cantarini. Proprio a San Pietro in Valle, Cantarini aveva subito il fascino della poetica reniana. Decise così di proseguire la sua formazione a Bologna, presso la bottega del Reni, con il quale intrattenne un rapporto difficile che culminò con una brusca rottura. Luigi Lanzi poteva vedere fianco a fianco il capolavoro del Reni e quello del Cantarini, del quale scrisse: «È pittura che vicino al San Pietro di Guido non scomparisce, meno delicata, ma forse più viva e certamente di più effetto». Concordo. Si insinua qui un'umanità più inquieta, più vera, di matrice caravaggesca, forse filtrata attraverso lo studio del pittore Giovan Francesco Guerrieri. Parleremo presto anche di lui. Dirigiamoci ora nella prima cappella a sinistra rispetto all'ingresso. Di patronato di Girolamo Gabrielli, la cappella ospitava al centro un'Annunciazione di Guido Reni. Osserva il dipinto sul tablet. Contro uno sfondo nebuloso si stagliano i personaggi e affiorano intrisi di luce i valori tattili dei materiali, le vesti pesanti, i teneri petali, le soffici piume. La luce poi scolpisce i volti che sembrano delicatissime statue d'avorio. Il dipinto esprime quell'intima devozione per la Vergine Maria, coltivata dagli oratoriani e dallo stesso Gabrielli. A destra dell'Annunciazione c'era la Fuga in Egitto del fanese Giuliano Gabuzio. A sinistra, il Sogno di San Giuseppe del caravaggesco Giovan Francesco Guerrieri di Fossombrone. Se nell'Annunciazione del Reni la composizione è bilanciata, costruita mediante le linee verticali dei corpi che danno un senso di stabilità, nel dipinto del Guerrieri prevalgono le linee oblique, portatrici di un inquieto dinamismo. L'angelo qui sopraggiunge dall'alto, ma Giuseppe non si è ancora svegliato e se non conoscessimo i Vangeli ci chiederemmo: si sveglierà? Guerrieri ha colto un attimo, nel cuore della notte. Un lampo improvviso lascia emergere dalle tenebre gli oggetti della quotidianità. L'umile mobilio, le unghie sporche, gli strumenti da falegname. Ritroviamo l'intervento del Guerrieri in tutti i dipinti della cappella successiva, dedicata a San Carlo Borromeo e commissionata dalla famiglia Petrucci. Nella volta al centro, l'apoteosi di San Carlo. Ai lati, storie della sua vita. L'altare esponeva la visione di San Carlo Borromeo. Anche qui affiorano dall'oscurità oggetti quotidiani, colti dal bagliore di una candela. Ma meno violento è il contrasto di luci e di ombre nei dipinti che stavano ai lati. Il miracolo del nato cieco e San Carlo il nobile Petrucci, a memoria del giorno in cui Borromeo passò per Fano e i coniugi Petrucci lo incontrarono a Ponte Metauro, vestiti di stracci. La terza cappella della famiglia Marcolini ospitava al centro San Paolo che resuscita Eutichio del bolognese Lorenzo Garbieri. Lateralmente la Conversione e il Martirio di San Paolo di Antonio Viviani, artista sul quale torneremo. Spostiamoci nell'altro lato della chiesa. Anche la terza cappella a destra apparteneva ai Marcolini.
il drammatico crocifisso ligneo e del Veneto Pietro Liberi. La deposizione e l'ascensione, che stavano ai lati, sono di Alessandro Vitali, allievo di Federico Barocci. La seconda cappella, della famiglia Alavolini, è dedicata a San Giovanni Battista. Nella volta, tre affreschi con la predicazione del santo, del manierista pesarese Gian Giacomo Pandolfi, anche autore delle tele laterali. L'affollata nascita del Battista e la sua truculenta decapitazione. Al centro campeggiava il San Giovanni nel deserto, dipinto dall'Emiliano Guercino nel 1661. Meraviglioso! Una luce crepuscolare profila il corpo vibrante del santo. Nell'aridità del deserto spuntano vivide note paesaggistiche. La pecorella che bruca, le macchie verdi della vegetazione, l'acqua zampillante, allusione al battesimo di Gesù. Se l'equilibrio compositivo è influenzato dal conterraneo Guido Reni, Guercino dichiara una maggiore adesione al vero, facendo scorrere nei suoi dipinti calore e vita. Di patronato degli Uffreducci, la prima cappella celebra San Filippo Neri. Nella volta si vedono ancora le storie della sua vita. Nell'altare si trovava una Madonna con il bambino in apparizione al santo del pistoiese Luigi Garzi. È arrivato il momento di alzare gli occhi ai vivaci affreschi del soffitto. Furono eseguiti tra il 1618 e il 1620 dall'urbinate Antonio Viviani, chiamato il Sordo, per una menomazione causata dal contatto con l'umidità degli affreschi. Era già malato quando si cimentò nei lavori di San Pietro in Valle e morì sessantenne, un mese dopo averli conclusi. Ma il Sordo era stato scelto dagli oratoriani fanesi perché fu allievo dell'urbinate Federico Barocci, artista apprezzato da San Filippo Neri, e, tra i barocceschi, era il solo esperto di pittura murale. È straordinaria la gamma cromatica. I colori sono brillanti, mutevoli. I personaggi, dalle pose diagonali e sempre dinamiche, affollano paesaggi architettonici e naturalistici pieni di luce, colore, movimento. Gli affreschi illustrano scene della vita dei santi Pietro e Paolo, titolari della chiesa. Nella controfacciata, a sinistra, San Pietro incontra Gesù e gli chiede: «Signore, dove vai?» E Gesù risponde: «Vado a Roma per essere nuovamente crocifisso», alludendo al futuro martirio dell'Apostolo. A destra, San Paolo libera l'isola di Malta dai serpenti. Nella volta a botte, un dinamico crescendo. Dall'emozionante abbraccio tra i santi Pietro e Paolo, al drammatico realismo della crocifissione di San Pietro, che sale, trionfante, verso un cielo dorato nel riquadro successivo. Il ciclo continua nella volta della Cappella Maggiore, interamente dedicata a San Pietro. A sinistra Cristo gli tende la mano, camminando sulle acque. Al centro, l'Apostolo sfida l'eretico Simon Mago, che cade rovinosamente dopo una prova di levitazione. A destra, un angelo libera il santo dal carcere. Tocca ancora al Sordo l'Annunciazione sopra l'altare maggiore, che dichiara la devozione degli oratoriani per la Vergine Maria. Il barocco di San Pietro in Valle è arioso, pieno di luce, suscita la delizia di un coro di angeli. E gli angeli qui sono tantissimi.
La decorazione plastica dell'interno avvenne a più riprese. Nel 1619 il romano Pietro Solari stuccò le pareti laterali e la volta a botte con motivi di ispirazione classica. La cupola, completata soltanto alla fine del Seicento, fu decorata da Lauro Buonaguardia, un bolognese accasato a Fano. Nei pennacchi, tondi con profeti dell'Antico Testamento. Nel tamburo, quattro grandi angeli alternati a luminose finestre. Nel catino dorato, angeli scolpiti e dipinti. Ritorna ora nella navata e osserva la cupola da lontano. Noterai un balcone da cui si affacciano le statue della Vergine e degli Apostoli con i volti levati al cielo. La commistione di tecniche artistiche, il virtuosismo, l'effetto teatrale e di sorpresa sono caratteristiche del gusto barocco. È del poeta il fin, la meraviglia, scriveva l'autore barocco Giambattista Marino. E questa cupola ci ha lasciati, di stucco. Nei bracci del transetto si trovano due cantorie con organi 6 e 700, decorati nel 1710 dallo scultore comasco Giorgio Ferretti. Gli aggraziati ed esili angeli suonano strumenti a grandezza naturale, di largo impiego nel repertorio di musica barocca: violoncello, chitarra battente, arciliuto, corno naturale, oboe, flauto dritto, bucina. San Filippo Neri diceva: occorre inserire tra gli esercizi gravi, fatti da persone gravi, la piacevolezza della musica spirituale. E sempre la musica allietava la pratica oratoriana. Recente è la storia dei restauri di San Pietro in Valle. Nel 1953, dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, il custode della chiesa inviò una lettera al soprintendente. C'era scritto: «Questo tempio, che a giudizio di tanti competenti appassionati d'arte, è il più bello delle Marche, da diversi anni si trova in pessime condizioni. Se può anteporre la sua opera per salvarlo dalla catastrofe, le sarei immensamente grato». Nei decenni successivi furono operati restauri parziali della struttura architettonica e delle decorazioni pittoriche e plastiche, spesso minacciate dall'ingente umidità. L'ultimo ripristino, finanziato dal Comune di Fano e dai fondi stanziati dall'Unione Europea alla Regione Marche, ha permesso il recupero delle cappelle Alavolini, Uffreducci e Gabrielli, della pavimentazione del corredo lapideo, nonché la messa in sicurezza dell'altare maggiore ed altri interventi strutturali. Nel 2015, la rinnovata San Pietro in Valle ha riaperto al pubblico i suoi splendori bianchi e dorati. E se la visita alla galleria di rare pitture non fosse soltanto virtuale? Non ti chiediamo di andare in Francia, dove sono conservati la consegna delle chiavi del Reni e il San Giovanni del Guercino, ma nel Palazzo Malatestiano di Fano, sede della Pinacoteca Civica a pochi passi da qui. Al piano nobile del palazzo è conservata la maggior parte dei dipinti che un tempo corredavano gli altari della chiesa. L'Annunciazione del Reni, il Risanamento dello Storpio del Cantarini, le Tele del Guerrieri e tanti altri. Questi capolavori sono là che ti aspettano.